l'anteprima del film Carica Eroica, con il colonnello Talarico, uno degli interpreti principali, il generale Scattini, comandante il territorio di Roma, e il colonnello Valentinis dei Lancieri di Montebello. Il produttore Manbretti e il regista De Robertis si avviano anch'essi al battesimo di questo loro film che rievoca l'ultima gloriosa carica della cavalleria italiana. Con l'avvocato Gualino, il sottosegretario Iannuzzi, il generale Marras con la signora, il generale Marazzani e Tania Weber, protagonista del film. Rievocate in questo film di cui vediamo alcune scene, le gesta gloriose della cavalleria ci appaiono, nella prospettiva del tempo, come sequenze tumultuanti di una leggenda eroica, ricca di tradizioni, di onore, di sacrifici. Il cinema ha voluto perpetuare il ricordo di quegli atti di valore che nella storia della cavalleria italiana sono all'ordine del giorno.